Siamo qui col direttore sportivo Alex Casella a commentare questa sconfitta che ha dell'incredibile per alcuni aspetti, perché la squadra è stata in vantaggio per lunghi tratti della partita, poi due blackout nel finale hanno portato alla vittoria per 2-1 da parte della Propatria. Cosa ci dici? Guarda, sicuramente la prima cosa che c'è da fare è chiedere scusa. Si è fatta una partita, soprattutto nel secondo tempo, senza cuore, senza carattere, e non possiamo permetterci questo. Non contano le qualità dei giocatori, non conta niente, l'uomo in più, l'uomo in meno, conta poco. Per fare i 3 punti e cambiare l'inerzia di un campionato che sta comunque arrivando a una situazione troppo negativa, no? Per come siamo partiti, per le ambizioni che abbiamo, serve che tutti, a partire dal sottoscritto e tutta la squadra, ogni giocatore, tirino fuori gli attributi, tirino fuori il cuore, l'attaccamento a questa maglia. Tutti i nostri tifosi, la società, la proprietà merita molto di più e noi stiamo dando veramente poco. Quindi, ripeto, il primo responsabile quando le cose non funzionano sicuramente è giusto che sia il sottoscritto. Da domani bisogna cambiare registro, bisogna andare a una velocità diversa, avere cattiveria diversa, avere la fame di portare a casa dei punti, perché le partite passano e ci siamo incanalati nell'ultima settimana in un percorso negativo, quindi bisogna sicuramente fare molto di più. Fare un mea culpa per questa figuraccia che non merita nessuno, soprattutto chi è attaccato alla Provercelli, ripeto, le mie parole sono in prima di tutto di scuse verso i tifosi, verso la proprietà e a tutti quelli che ci tengono e sostengono sempre. Grazie.